purplest of 2010 stares across the meadows from a heart. Now little stars fly, always remind me that. Fermatemi, figliola! Fermatemi! Fermatevi! L'accompagno io, la mia figliola, al concorso di Miss Italia! E se mi fermi, mi ci fa accompagnare la Carabinieri! Fermatevi! Fermatevi! È riuscito da vada con me! Ma adesso i tempi sono cambiati! Il futuro è nello spettacolo! Addio! Oh, ma siamo impazziti! È tua madre che manda via i miei clienti! Ragazza mia, per me la storia finisce qui! Perché mi manda via? Perché mia madre è nera? No, per me tua madre potrebbe essere anche pelle rossa! È che io qui non voglio beghe! No! Parlavamo la luna gegegegge, eravamo un po' brilli con tutta quella nisetta, con tutta quella sambuca. A un certo punto lui si è messo in mezzo alla sala perché gli piaceva cantare, gli piaceva bel canto, e ha cominciato: all'alba vincerò, vincerò, vincerò. Bello, io amo il bel canto. E poi, com'è finita? Stecchito! Ma quale bel canto! Un bel infarto che ci ha fatto che storia. Salve. Mirella. Che piacere vederti, bambino. Ma non dovevi tornare venerdì tu, no? Dunque, per venerdì era previsto uno sciopero, quindi ho pensato di anticipare. Ma anche se secondo me iniziavamo a mancarti. Olella, la fa finita. Con le tue urla tu rompi timpano a tutta la strada. Che mi fai geloso perché canto? Te non mi hai voluto mandare il provino a Leyer e mi hai mandato sul marciapiede in pagliasedie. O che tu vuoi? Signora, cosa sta facendo? Aspettava. Lei aspettava me? Sì. Non capisco perché. Se carte basi! Signora, non ha paura. Che folle ero 20 anni fa. Nell'amore. Pensavo che questa parola potesse farsi carne e non rimanere aria. Avevo un uomo allora. Un uomo che mi amava. Che mi scaldava con i suoi sogni. Un abbraccio pieno di promesse. Un soldato come tanti costretto a partire, come tanti costretto a morire. Non andare, vorrei non andare. Doveva essere una missione di pace, lui ci credeva. Che ci saranno labbra capaci di parlare d'amore. Sarà sempre la pena di nascere e morire. Passano i mesi, io aspetto, e dopo un po' mi accorgo che non sono più sola ad aspettare. Qualcun altro aspetta il ritorno del mio soldato. Suo figlio, lo chiameremo... Una banda di seguaci di Visconti lo aggredì quella notte. Perché? Perché? Doveva essere una missione di pace. Perché? E io avevo con me una donna quella notte. Una donna che come me aspettava un figlio. Ma era una Visconti. Non potevo più. No! Basta! Non dovevo nascere più né Visconti, né Torriani, né Lombardi, né Piemontesi, no, basta! Gridavo per le doglie, ma l'abbandonai lì, non potevo più, fuggì per i boschi, per le campagne, di notte, di giorno, basta, questa vita è una farsa, ma recitata da buffoni senza senso, e questo mondo non merita un figlio!
E la notte anche il mio bambino ebbe paura di venire in un mondo così crudele. E se ne andò. Thank you.